Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 3 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Lunedì di spese. Senza testa? Sarà l'effetto Marte sul vostro segno, che vi dà letteralmente alla testa, fortunatamente frenato leggermente dalla logica di Saturno. Tuttavia stamani vi date alla pazza gioia e tra i bi e i negozi del centro o i centri commerciali periferici non avete che l'imbarazzo della scelta, qualcosa a portata di ogni tasca. Prima con la luna in leone pretenziosa e modaiola, poi in vergine più morigerata e attenta al rapporto qualità-prezzo, ma soprattutto all'impronta green, di tessuti, arredi e naturalmente tutto il settore agroalimentare. Se nel vostro quartiere tornano le bancarelle di rivendita diretta, solo prodotti bio di prima scelta, voi amanti della buona cucina non perdete l'occasione, costa, ma sia sotto il profilo organolettico che salutista non c'è paragone. Letture e dibattiti interessanti diventano argomento di conversazione e di confronto, ciascuno continuerà a pensare con la propria testa ma un'apertura sulle finestre mentali altrui è sempre raccomandata. Finalmente arrivano notizie positive e piccoli vantaggi a vostro favore. Superamento di piccole difficoltà e superamento di ostacoli. Occasioni di incontri nuovi con persone interessanti e motivate quanto se non più di voi al successo. Non farti coinvolgere da problemi che ti toccano solo marginalmente. Sii puntuale. Favorite compere e spese varie. Una lieta sorpresa. Tasse, psicologia, medicina. Terapie, lavoro d'indagine ti interesseranno. Se sei in cerca di un lavoro, potrai trovarlo in questo periodo. Fascino. La giornata di oggi trascorrerà con Giove, Saturno e Venere in aspetto favorevole, dire che sarete fortunati forse non è esagerato. Anche in amore qualcosa oggi potrebbe improvvisamente cambiare. Rendervi felici. Oggi vi aspetta una scelta difficile. Dovrete decidere bene anche in fretta se non volete che i problemi vi sommergano del tutto. Sono in arrivo buone nuove per messaggi o per lettera, qualcuno riuscirà a strapparvi un sorriso. Giove in aspetto favorevole vi darà oggi alcune soddisfazioni, soprattutto in merito ai rapporti con gli altri. Se il cuore duole ancora, Venere saprà consolarvi mostrandovi un piccolo pezzo del futuro. Denaro, facilitazioni, eccellente intesa in famiglia. Gioie e sorprese illumineranno la tua vita sentimentale. Buon umore. È il momento meno opportuno per chiedere piacere ad amici e parenti, attendete un momento più propizio e non lasciatevi condizionare dalla fretta. Coraggio, oggi potreste anche pensare di assumere qualche impegno in più, di energie in fondo ne avete e quindi vi conviene movimentare la vostra giornata per renderla interessante. In amore sarete meno calme e disponibili, attente ai comportamenti fuori luogo in grado di rovinare la perfetta intesa con il partner. Qualcuno vi vorrà contraddire a tutti i costi, ma la vostra sicurezza non sarà intaccata perché sapete di avere ragione. Un confronto con il vostro capo vi farà perdere dei punti nel suo giudizio. Accontentatevi e pensate se davvero vale la pena di discutere e arrabbiarsi tanto. I conti in disordine diventano dispersivi al momento di realizzare i tuoi progetti. Oggi è il momento giusto per mettere un po' d'ordine nelle vostre finanze. Si alza il sipario di una giornata decisamente avvincente e grazie a Urano e a Nettuno entrambi in segni amici provvederanno a regalarvi momenti che si coloreranno di vivace dinamismo. La forza trainante dell'ottimismo accompagnerà le vostre azioni, che una strepitosa fortuna favorirà. Urano è infatti costantemente al vostro fianco e vi consente di non fallire mai un colpo. Costosa la mattinata, oggi vi vengono in mente un sacco di sfizi e non solo i vostri, anche quelli dei vostri cari che, sotto tiro della coppia Mercurio-Giove allo zenith, amica della luna spendacciona cercate di appagare senza badare ai conti. A quelli penserete più in là. Intanto vi preoccupate solo di godervi la giornata, che prosegue con un giro in centro o una scappata in campagna, o qualsiasi altra cosa possa farvi piacere. Sì, all'improvviso realizzate di aver bisogno di verde e di natura, forse per contrastare quella strana inquietudine che, con Marte nel segno e il passaggio della Luna ipercritica in Vergine,
si sta impossessando di voi. Coda e rallentamenti al rientro, una bella fregatura. Amore ed Eros. In amore attenti a non confondere l'essere con l'avere, dare non significa necessariamente comprare qualcosa, piuttosto offrire qualcosa di sé, della propria energia, del proprio tempo libero. Tutto vi appassiona oggi, esaltandovi, ma il passaggio dall'eccitazione alla collera può risultare molto breve come il saltello di un uccellino. Visita a parenti più piacevole del previsto, specie se non vi vedevate da un po' quante cose da raccontarsi. Se siete stati voi ad andare a trovare loro insisteranno per avervi a cena e voi accetterete con piacere. Il dio che consente un lucido esame di realtà, Saturno, vi obbliga a non strafare, ponendo limiti e dando coerenza a tutte le vostre mosse e iniziative sentimentali, specie se siete nati in luglio. Sole e Giove continuano a pungolarvi e a disseminare di ostacoli alcune vostre mete di coppia. Non vi lanciate in territori sentimentali dove non è permesso entrare, perlomeno chiedete consiglio ad amici che vi vogliono bene. La vostra affettività è intensa, fate in modo che venga riconosciuta e apprezzata a dovere, specie se siete nati in luglio. Lavoro e denaro. Tra acquisti e contatti sociali la giornata vola via in un attimo. Se siete voi ad ospitare molto tempo lo dedicate anche ai fornelli, la vostra fama di cuochi provetti non può essere scalfita a causa della noncuranza. Un po' di tempo anche da dedicare al giardino o alla lettura, piaceri semplici, svaghi d'un tempo, quando la tecnologia ancora non la faceva da padrona. Spazio anche per lo sport, difficile da credersi per un assegno tranquillo e poco portato alle competizioni come il vostro, ma se si tratta di una partita amichevole perché no? La strada per i progetti di lungo respiro che mettete a punto da tempo è tracciata, ma i cambiamenti da voi pensati e ripensati richiedono tempi necessari di preparazione ed evoluzione. Nettuno vi fornisce gli stratagemmi che vi servono per proiettarvi nelle iniziative future. Benessere. A fine giornata, specie se dovete trascorrere del tempo in macchina in coda, un po' di mal di testa comincia a farsi sentire. Può essere l'effetto della stanchezza, oppure di un pranzo lauto e delizioso sino a pesantuccio. Gli stravizi lunedì lasciano spesso una traccia, soprattutto nel vostro caso, tanto più che sono proprio gli organi della digestione il punto debole del vostro segno. Aiutatevi con una tisana alla menta o al finocchio, inutile aggiungere che domani si mangerà solo con brodino e frutta cotta. Per lei, strano ma vero per voi flemmatiche, oggi il primo impulso è agire brutalmente, salvo poi frenarvi per tempo in modo tale da non scatenare inutili litigi, buoni solo a scardinare relazioni e a far perdere energia vitale, brave a pensarci e rifletterci sopra, molti altri non lo fanno. Per lui, leggete molto e con passione, sempre ma soprattutto la lunedì, quando finalmente potete prendervi il vostro tempo, musica classica in sottofondo e una tisana da sorseggiare mentre riflettete. Colore delle emozioni, verde prato. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 9, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.